Se il nostro universo è infinitamente grande, può ospitare un numero infinito di universi paralleli. È questo quello che afferma il fisico Brian Greene, autore dell'Universo elegante, ormai un libro fondamentale per comprendere la teoria delle stringhe. Alcune recenti scoperte in fisica e astrofisica sembrerebbero confermare che il nostro universo potrebbe essere solo uno dei tanti universi che popolano un multiverso più grande. Ci sono diversi scienziati che ritengono possibile l'idea degli universi paralleli, anche se qualcuno pensa che tutto ciò non abbia senso. Tuttavia, se questa idea è corretta, essa potrebbe rappresentare un passo eccezionale verso la comprensione della realtà che ci circonda. Secondo Greene, l'elemento centrale per comprendere il concetto di multiverso è la teoria delle stringhe, che tenta di conciliare il conflitto matematico tra la meccanica quantistica e la meccanica classica. La fisica classica, quella a cui obbediamo anche noi, insomma l'universo macroscopico, ci spiega molto bene il macrocosmo, mentre la meccanica quantistica è il solo modello che descrive adeguatamente il microcosmo. Il problema è che questi due mondi non possono essere unificati in una sola legge, per cui la matematica viene meno. La teoria delle stringhe attenua le imprecisioni matematiche che esistono tra la meccanica quantistica e quella della fisica classica. Essa si basa sul fatto che l'universo può essere descritto in termini di stringhe infinitamente piccole che vibrano in un multispazio a 10 o 11 dimensioni e che naturalmente non possiamo percepire in maniera diretta. Se ciò è vero, allora la teoria delle stringhe potrebbe spiegare ogni cosa nell'universo, dalle particelle subatomiche alla gravità, unificando così le due fisiche, quella quantistica e quella classica. Esistono coppie di multiversi che emergono dalla teoria delle stringhe, ci dice Brian Greene. Le stringhe di cui parliamo non sono solamente quelle piccolissime entità ammesse dalla teoria, essa infatti permette l'esistenza anche di strutture bidimensionali chiamate membrane. Ciò implica che potremmo vivere all'interno di una di queste strutture gigantesche. Non solo, ma la teoria ammette che possano esistere diverse altre strutture simili che fluttuano nello spazio. Per verificare tutto ciò, forse gli esperimenti del Large Hadron Collider al CERN potremmo un giorno avere i primi indizi. Se viviamo in una di queste gigantesche membrane, allora potrebbe accadere questo. Quando vengono fatte collidere le particelle, ciò che si fa appunto durante gli esperimenti al CERN, alcune particelle residue del processo di collisione potrebbero essere espulse al di fuori della nostra membrana. Se questo avviene, quelle particelle dovrebbero portare via una certa quantità di energia. Così, se misuriamo la quantità di energia prima che avvenga il processo di collisione e la confrontiamo con la quantità di energia dopo la collisione e troviamo che esiste una differenza, cioè una quantità inferiore che ci aspettiamo secondo il modello, questo potrebbe indicare che una certa quantità di energia sia stata dispersa. Dunque, il modello della membrana potrebbe essere corretto. Insomma, stiamo cercando di comprendere gli altri universi all'interno di un quadro logico che ci permetta di fare delle affermazioni definitive. Dice Brian Greene: per me tutto questo è alquanto eccitante e rappresenta un passo importante verso la comprensione dell'universo anche dal punto di vista della formulazione matematica. Mentre attendiamo che finalmente ci diano delle risposte concrete e definitive sul fatto che possono esistere più universi, dobbiamo accontentarci della teoria delle stringhe che tende ad unificare le due fisiche, quella classica e quella quantistica. Ringrazio dell'attenzione e vi rimando alla prossima.